lavorare sulle fondamenta con questo strumento, comodamente da casa, senza nessun rischio e soprattutto magari anche conoscendo varie piste, vari circuiti dove magari uno ha anche intenzione di andare. E ovviamente, lo so per certo. certo, mezza giornata magari la spendi per capire da che parte girano le curve. Quando già comodamente da casa sei riuscito a fare quel lavoro lì, ovviamente ti presenti in maniera diversa, no? Anche sul campo. La stessa cosa potrei dirti che è possibile farla con la corretta posizione in sella nelle varie fasi, perché è un altro aspetto sul quale ci si dedica tanto tempo nei corsi di guida a porre le due articolazioni, distribuire meglio il corpo, essere anche più aerodinamici, quindi più performanti, ovviamente avere anche molto meno impatto. La prima prova che andrete a fare, cercheremo di curare la posizione in sella, quello che vi ho appena spiegato. Movimento sull'asse orizzontale, preparatorio, freniamo, ok? Quando abbiamo finito di frenare, molliamo il freno, ci siamo già impostati, andiamo giù in curva. Il nostro riferimento in quel caso deve essere il ginocchio. Quindi finché noi non tocchiamo il ginocchio giù, non abbiamo completato la curva. Da quel momento in poi solamente acceleratore, che ci aiuta a riportare sulla moto verso la posizione in partenza. Ok? Quindi mi sposto, freno, lascio il freno, tocco il ginocchio. Okay. Da lì accelerata per ritornare alla posizione in partenza. Quindi col sedere mi muovo sull'asse orizzontale e imposto la mia curva. A quel punto vado a frenare. Vi chiedo di spostarmi perché questo ci ancora e ci fissa al serbatoio. Quindi nel caso appunto della decelerazione dei carichi riesco a scaricare molto il lavoro delle braccia, altrimenti scivolerei in avanti e prenderei anche la posizione corretta. Quindi questa è la posizione di nostro fissaggio. A quel punto freniamo, ok? Il passo successivo è cambio la posizione del piede, ok? Dunque poi porto tutto il carico. A quel punto scendo fino a che non vado a toccare il ginocchio, ok? Questo è il nostro angolo massimo, che è nella fase neutra. Poi da quel momento vado a riaccelerare per riportare la moto verso l'accelerazione successiva. È un po' come nella realtà, no? Quando voi andate a chiedere trazione alla moto, la moto tendenzialmente non è che curva, la moto tende un po' a destra, è un po' lo stesso, più o meno lo stesso effetto. Quindi angolo massimo, apertura. Successivamente c'è un giro caricato che è quello nero, sempre mio, quindi di come utilizzo i vari comandi. Sopra vedete il comando dell'acceleratore, poi c'è il freno anteriore, l'angolo di piega, le marce che in questo caso non ho utilizzato e la pressione sul freno posteriore.